No, ma li metto io in tasca, dai. Vabbè, li vuoi Usai. lasciare dentro la macchina, sì. Vai. Come lo cali? Ciao amici, bentornati nel mio canale. Finalmente stiamo partendo, abbiamo appena messo le valigie dentro la macchina. Siamo io e Marco, direzione Monza. Purtroppo abbiamo saltato le prove del venerdì per problemi lavorativi, anche se avevamo il biglietto, come avevo fatto vedere nell'altro video, di tutto il weekend, però ce ne fottiamo ormai, tanto il grosso arriverà da domani e poi domenica, quindi stiamo sballando perché non vediamo l'ora di essere veramente a Monza, in autodromo, ovviamente. Comunque, vabbè, oh. Tanto ora andiamo a fare check-in, controlli. Allora, abbiamo finito di mangiare, siamo fatti una birrozza, stiamo aspettando il volo che è dalle 10, quindi abbiamo tutto il tempo per fare due chiacchiere. Oggi abbiamo visto così saltuariamente, fra una cosa e l'altra, un po' di prove libere. Sì. A quanto pare il meteo lì è un po' incerto, un po' così. Oggi ha piovuto, poi ha smesso. Comunque Leclerc una certezza vola, il futuro della Ferrari a quanto pare. Ecco, ce l'abbiamo fatta. Vabbè, ci vediamo dopo. Allora, siamo appena arrivati a Bergamo. Effettivamente, come potete vedere, ci siamo dovuti vestire perché siamo partiti leggerini. Cambio di abbigliamento, dalle maniche corte al giubbotto. Felpa, giubbottino, e continuiamo ad avere freddo, perché effettivamente fa freschino. Comunque, aspettiamo quel disperato di Francesco che deve venirci a prendere. Eccolo! Grande Francesco! Ciao! Bonsoir! Ciao Ciccio! Oh, finalmente siamo in macchina. Marco. Ciccio. Oh, i tre dell'Ave Maria. Domani mattina bordello a manetta, direzione. Sveglia a che ora? Alle 6? Facciamo alle 6 e mezza, dai. L'aereo secondo me stasera ha bucato perché ha fatto più di mezz'ora di ritardo, quindi forse anche di più. Ecco. Quindi secondo me ha bucato sicuro. Adesso andiamo in albergo, anzi in albergo, che cos'è? Vabbè, non lo so. Ah, vero, io l'ho prenotato. Va bene, comunque. Ci vediamo domani. Ciao, ciao. Buongiorno, buongiorno, amici. Minchia, Francesca aveva sbagliato strada, virgola. Comunque, stiamo andando verso l'autodromo Monza Enici. Monza? Sì. Vabbè. Monza, lo stesso. Si va a Monza, finalmente! Un nostro piccolo sogno da un paio di anni che finalmente stiamo per realizzare. Ragazzi, finalmente siamo entrati, stiamo camminando, abbiamo scavalcato in realtà. Sì, non abbiamo pagato i biglietti. Qua stiamo cercando la nostra tribuna perché vi assicuro che c'è veramente tanta gente.
ci sono veramente tante persone, un casino. Eccoci. Ah, vai. Oh, allora, finalmente abbiamo trovato la nostra tribuna. I ragazzi sono seduti, siamo caldissimi. Abbiamo anche molto culo perché c'è sole e spacca le pietre. Bello, oggi è bella temperatura, vero Marco? Sì, sì. Ottimo, direi io anche ottimo. E poi altra cosa importante, aspetta ve lo faccio vedere. Siamo praticamente vicino all'uscita dei box. Aspetta. Guarda, siamo praticamente sul rettifilo principale, vicino all'uscita dei box. E cosa ancora più bella, abbiamo il maxi schermo davanti per seguire tutta la gara. Di giri sono ripassati dai box, sta per partire la gara della Formula 3, giusto? Giusto, sì, sì. Siamo ritornati in postazione perché stiamo aspettando le qualifiche, saranno alle 3, sono le 2:15, quindi siamo qui appollaiati sopra la ringhiera. Abbiamo chiesto a costui, aspetta che lo faccio vedere, guardalo, poverino, già l'abbiamo minacciato, che in poche parole domani, non so se riusciremo o scavalcheremo, ecco quello lì, vogliamo scavalcare la recinzione perché domani fine gara dobbiamo correre sotto il podio, giusto? Quindi stiamo tentando di capire come trovare una posizione migliore per poter scavalcare. Qui in Italia, dove lui ha iniziato, pensate, la sua carriera di attendiamo le qualifiche, manca poco. Ma non dietro di noi tutti i tifosi Mercedes tra corsia box e rettifilo d'arrivo con delle barriere artificiali. Oh, yeah. Mentre lui è Sebastian Vettel e questo è il Marco, nostro capitano, vero, il team principal, Mattia Binotto. Mattia Binotto, una stagione difficile, ma la sua calma, la sua tranquillità, la sua serenità ha sempre mantenuto la squadra attenta.
della nuova, diciamo che sono solo dei nemici, così tanto per dire, perché sono tutti amici. È pronto anche eccoli dei rivali, il più temuto, Tifano Mercedes, forza Ferrari, forza Ferrari, 5 volte qui a Monza, ed è la sua vettura che muove di momento. Con un intermedio record nel secondo settore, eccolo Daniel che esce dalla parabolica, si va sul traguardo con Gasly e poi 83 niente, sessione stoppata perché c'è una bandiera rossa, abbiamo visto che c'è Perez forse, Sergio Perez sul curvone Biassono, la curva, niente di, niente di particolare, a metà del curvone vedo gli amici ci danno sotto, non so se si sente bene, c'è un casino, sì, è rimasto senza l'ultima chance, siamo in Q3. Il mio amico qui dietro continua a tifare per Hamilton. Ehi amico! Della Ferrari e quello della Mercedes, guardate quanto sono, quanto forza Mercedes! Concentrato di Adami, l'ingegnere della Ferrari, Charles Leclerc è là dietro, tutti ormai stanno pensando al momento in cui scenderanno in pista, avranno due giri a disposizione, in palio c'è la pole position, una pole position che è simpatico però, mi raccomando, tutti i tifosi dello sport, tempio della velocità, giusto? Del Gran Premio, qui non siamo allo stadio e noi siamo la Ferrari! Ferrari in pole, però l'amico mio qui mi ha detto che domani Hamilton vincerà la gara, vero? Domani Hamilton vince? Sì, sì, sì. Speriamo di no! Forza Mercedes! C'è Fernando Alonso, è italiano però è lo stesso, grande, grande Nando. Allora finalmente siamo nel B&B, stanchi morti, guarda Francesco e Marco, giornata stupenda, piena di gare. Abbiamo fatto non so quanti chilometri abbiamo fatto a piedi, un bel po', abbiamo mangiato di tutto e di più, unico appunto 7 euro una birra da 33 non si può pagare, cioè è troppo esagerato, andate a fare in culo. Comunque non ci resta che aspettare domani mattina, siamo stanchi morti, ora una pizza, che ci mangiamo? Sì, una pizza, tutti qua, una pizza, una birra, tanto perché oggi non l'abbiamo bevuta, a 7 euro a colpo, bam bam, e ci vediamo domani mattina, mi raccomando, forza Ferrari, sempre. Buongiorno amici, ciao. Secondo giorno a Monza, il
tempo è una cacca, sta piovendo, c'è freddo, infatti vedete abbiamo i giubbotti, anche se sotto il cuore è Ferrari, però c'è freddo, rompe le palle. Il meteo in teoria dovrebbe migliorare verso le 2, quindi un'oretta prima della gara. Speriamo bene, direzione autodromo. Ma finalmente siamo riusciti ad entrare dentro l'autodromo e cosa ancora più spettacolare, spuntato anche il sole. Ovviamente siamo tutti e tre vestiti di rosso perché non potevamo fare altrimenti, ovviamente anche l'occhiale Ferrari, mi raccomando. Profumo Ferrari, scarpe Ferrari, abbiamo tutto della Ferrari. Allora finalmente è arrivato mon ami. Dov'è? Dov'è? Mon ami. Vieni sì. Ecco, lui è tifosissimo di Hamilton, Mercedes. Cosa ne pensi delle qualifiche di ieri? What do you think about the yesterday qualifying? Ti sembra buono. Aspetta, vieni qua, dillo qua. On se fait avoir. Che favorito vuol dire? Che vuol dire? Senti, translate with your father. Cosa dici? Cosa ha detto lui? Cosa vuole dire? On se fait avoir. Ci siamo fatto avere, è l'ultimo giro, ieri, con la Mercedes e la Ferrari non abbiamo fatto l'ultimo giro di qualificazione. Ah, secondo te dico l'hanno fatta apposta, no? Sì, l'hanno fatta apposta, sì, io penso che la Ferrari l'ha fatta apposta per bloccare Hamilton. Perché sono stati un po' più furbi allora, sì, no? Sì. Là sono stati più furbi. Chi vincerà oggi? Who will today? Lewis. Lui è convinto Lewis, ma anche se non piove? No. Secondo te piove? Il ple? No. No, oggi non piove, quindi se lo dice lui, allora tu grida forza Lewis, dai. Forza Lewis! E forza Gaspare Pollicino! Wow! Non, ça c'est qui ça? C'est Raikkonen ça? Ça c'est Raikkonen ça? Monsieur fait siffler. Non, Mimi. Antonio! Pierre! Andiamo là sopra. Che scava di Roma, Dio lacrimo! E siamo pronti alla morte! Siamo pronti a... Guarda le frecce! Bello, vero? Guarda! Si può, eh? Ancora informazione sono! Oh! Oh! Bello! Guarda! Au! Ci vedi come hai dovuto essere fuori, guarda. I bus qua sono alle
guarda, guarda. Ok, ok, si stanno posizionando, hanno finito il giro di ricognizione. Eccoli, li vediamo dallo schermo gigante, Vai! Vediamo dallo schermo, ce la fa, ce la fa! Vai, gira prima! Vai, vai, ha girato! Vai! Adesso la gara è spettacolare, Leclerc primo, Hamilton secondo, Bottas terzo, Vettel quarto, Hülkenberg, Ricciardo, Stroll. Fino alla fine però ormai è andato. Eccolo, eccolo, ce la fa, ce la fa, ce la fa, ce la fa, ce l'ha fatta, ce l'ha fatta, è davanti però, eccoli in tre, tutti e tre, wow, wow, ecco, sono passato adesso sempre fino al secondo, no, eccolo, 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 Ferrari! Ciao! Ciao ragazzi! Che c'è? Ella! Ah, sei uno sforzo! Vai tranquillo! Vabbè. Ciao ragazzi! Tranquillo, ragazzi! Ciao! Seguitemi! Abbiamo appena passato la linea del traguardo, è un bel bordello, spettacolare, abbiamo appena passato la linea del traguardo, guardate c'è, c'è. Ovviamente la giornata è stata spettacolare, il video non poteva altro che finire qui. Svenire il traguardo, abbiamo festeggiato insieme agli amici della Rossa, guarda che macella ancora che c'è. I miei compagni di viaggio sono super felici come lo sono io. Forza Ferrari! Esperienza bellissima! Esperienza stupenda, veramente, da ripetere ragazzi, sotto il podio è fantastico. Ok, se vi è piaciuto questo vlog e vi piacciono sempre i miei video, vi ricordo iscrivetevi al canale, non dimenticatevi la campanella. Ci saranno altri video e altri tutorial in queste settimane, visto che ci avviciniamo alla gara di Cefalù. I love you. Ho dato un'occhiata se stavo registrando. Mi raccomando, io vi saluto da qui. Sono sul rettilineo di partenza della Formula 1. Un sogno. Ciao a tutti, iscrivetevi al canale. Ciao.